Di voi ai quali diamo il benvenuto a questa avventura formativa. Diceva bene Paolo, oggi la comunicazione è diventata un aspetto fondamentale e sostanziale, direi, della nostra vita sociale, politica, economica, culturale. E naturalmente, proprio per la sua sostanzialità, esige da parte di tutti, sottolineo e ripeto, da parte di tutti, una capacità di sviluppare le proprie attitudini comunicative. Ora io non so, perché non ci conosciamo ancora, ma avremo modo di conoscerci durante i nostri incontri, quali siano i vostri interessi, quali siano le vostre attitudini, quali siano le vostre aspirazioni professionali, non so bene neanche che tipo di studi state facendo. Posso dirvi però che qualsiasi cosa avrete a che fare nella vostra vita esigerà di essere comunicata in modo chiaro e corretto. Faccio un esempio. Riuscite a immaginare oggi un leader politico che non ponga grande attenzione alla comunicazione? No. Riuscite a immaginare un avvocato importante che possa prescindere dall'uso degli strumenti di comunicazione nello svolgimento della sua attività? No. O per esempio un architetto, di quelli che non si limitano a fare le pratiche per gli infissi e per il risparmio energetico, ma che abbia un certo nome che non sia supportato da un'adeguata comunicazione. E gli esempi potrebbero continuare all'infinito. E questo vi dice già che si apre un terreno professionale enorme e immenso. Vi faccio questa premessa e vi dico anche come la penso sulle iniziative di formazione, così siamo subito chiari e schietti. Io ritengo questo mestiere si impari facendo, si impari cioè scrivendo, confrontandosi con i lettori, con gli ascoltatori radiofonici, con i frequentatori dei siti web. Oh, quando parlo di scrittura, così ci capiamo, intendo la scrittura nella sua accezione multimediale. Quindi intendo scrittura per la carta stampata, intendo scrittura per il web, intendo scrittura per la televisione, la radio, per qualsiasi altra diavoleria che ci troviamo, diciamo, a maneggiare. Twitter, Instagram, insomma, tutto quello che ne parliamo. Ovviamente un'attenzione particolare sarà dedicata al linguaggio 2.0, che però vedete ha degli illustri progenitori. Ve lo dimostro però di qui a qualche istante. No, ma dovevo dirvi come la penso su questa formazione. Questo mestiere si impara facendo. L'attitudine comunicativa si sviluppa comunicando. Detto ciò, una solida base culturale è giusto averla, è giusto conoscere le leggi, è giusto conoscere le regole, è giusto conoscere dei piccoli trucchi, ma per cortesia diffidate da chi vi chiede migliaia e migliaia di euro per frequentare l'ennesimo master, l'ennesimo corso post laurea, promettendo chissà che cosa. Cioè, diffidate, nel senso che questo tipo di iniziative debbono, e secondo me sono serie e dignitose, solo nella misura in cui chiedono ai partecipanti un contributo spese che, come potete immaginare da quelli che sono i corsi dei costi, serve a pagare un minimo di funzionalità della struttura dove si svolgono le lezioni, a in qualche modo remunerare in piccola parte i docenti per il funzionamento generale del corso. Tutto il resto viene dal demonio, direbbero coloro che leggono il Vangelo e che frequentano le chiese. Cioè corsi megagalattici di migliaia di ore con spese, parliamo di 5-6 mila euro all'anno, e parlo di cose che si svolgono anche nelle aree universitarie con l'avallo degli ordini di categoria, mi lasciano fortemente insospettito, perché, ripeto, andiamo a riciclare una minestra che è stata già abbondantemente spalmata nei corsi di laurea in lettere, in filosofia, in scienze della comunicazione, giurisprudenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, il contributo spese che vi si chiede è talmente limato rispetto ai costi effettivi del corso che non c'è bisogno che io faccia propaganda. Vi invito però in generale,
se vi dovessero proporre cose che viaggiano sui 3, 4, 5 mila euro all'anno, dico: quei soldi, se ce li avete, prendetevi una casa in affitto a Roma o Milano e cominciate a bussare a tutte le redazioni per cercare di entrare in qualcuna di queste strutture. Cioè, spendete quei soldi per cavarvi 6 mesi una permanenza a Roma o a Milano, ma non andatevi a buttare in quel tipo di esperienze. Lo dico proprio con serenità e avendo già polemizzato abbondantemente nell'ambito delle ordine dei giornalisti su questa cosa. Dunque, vi chiediamo pertanto un'adesione a questo percorso formativo che vi vedrà protagonisti. Cioè, la parte di comunicazione frontale sarà rilevante, di rigoroso contenuto scientifico, questo lo dico io perché la garantisco io, insomma, voglio dire, nel campo ho una certa competenza, una redazione che ha già frequentato i corsi. E non è qui, qui sotto c'era uno che faceva il gioco dei campanellini. Ma sapete, no? Che i tre campanelli col pisello sono tipi tipi e c'erano i quattro complici attorno per trovare il gonzo. Lei non sta qui per questo, che la sua timidezza è tale che insomma non ci permetterebbe di. Potete chiedere però a lei. Anche Mario ha fatto il giornalismo sportivo. Ah sì, è vero, sì, c'era lei perché. Ma lui già più. C'è l'aspetto della carogna, insomma, ma di uno come Loredana, insomma, non la vede lì come un angelo, nessuno. Mario già dice potrebbe mollarmi una fregatura. Torniamo a noi. Questa per esempio è una piccola tecnica di public speaking. Cioè, erano già 4-5 minuti che vi stavo concentrando su concetti molto pesanti, ho creato volontariamente un piccolo diversivo facendo riferimento ad una cosa come il gioco delle tre carte o dei campanelli che tutti conoscono, per resettare la vostra attenzione e riportarla, a, come spero, ad un livello maggiore. Perché voi sapete che dopo uno, due, tre minuti l'attenzione va scemando, bisogna, con qualche piccolo sotterfugio, imparare, diciamo, a resettare l'attenzione, a rilanciare il proprio feeling con l'autore. Ci occuperemo anche un po' di queste tecniche di comunicazione gestuale e verbale. Perché vi dicevo che è importante conoscere bene le proprie potenzialità comunicative? Perché si aprono fecondissimi terreni di impegno professionale. E questo è l'altro segmento. Primo, diffidate di una formazione post laurea che costa troppo. Lo dico, diffidate. Se avete quei soldi da spendere, impegnateli per andare a studiare all'estero, per andare 6 mesi a fare i camerieri a Londra, che almeno perfezionate l'inglese, o a Parigi, o a Sydney, o a Mozart, dove diamine vi pare, ma non li buttate in un master di quel tipo. Secondo, il tentativo, e noi siamo molto attenti a questi, che questo tipo di percorso vi porti a giocarvi qualche chance sul mondo del lavoro. Attenzione, nessuno vi promette posti, anche perché posti non ce ne sono. Ve lo dico con molta serenità e adesso vi faccio anche un'analisi di scenario. Nessuno può promettervi nulla. Se qualcuno ve lo promette, chiamate la Procura della Repubblica perché vi sta facendo un tentativo di estorsione, truffa, non so quello che sia. Però quello che possiamo fare è garantirvi la possibilità di far girare la vostra firma, di far apprezzare il vostro lavoro su una platea più vasta e più ampia, in modo tale che, appunto, come qualcuno ha già cominciato a inserirsi nel mondo del lavoro, possa cominciare questo difficile percorso. Sappiate una cosa, si dice del nostro mestiere, del giornalismo ma del comunicatore in genere, che ci sono tre fasi di vita professionale. Nei primi, diciamo che uno lavora per 30 anni, ma diciamolo teoricamente, oramai con questa riforma che hanno fatto delle pensioni, noi insomma lavoreremo vita naturale. Nei primi 10 anni il giornalista, il comunicatore, lavora come un matto senza essere pagato. Nei secondi 10 anni viene pagato per il lavoro che svolge. Negli ultimi 10, cioè dal 20° al 30° anno, viene pagato per non lavorare. Questa è un po', come dire, la parabola professionale che viene descritta. Devo dire che nei primi miei due casi, i primi due decenni io li ho fatti, ahimè, o fortunatamente, a seconda dei punti di vista, devo dire che sono arrivato al terzo decennio e non è vero, cioè io continuo a lavorare e devo dire la verità, mi pagano anche un po' meno rispetto al passato, perché insomma la crisi si è investita, si è abbattuta anche su di noi. Ma, non vi scoraggiate, perché chi fa questo mestiere lo fa per passione. È una delle professioni, quella del giornalismo, meno remunerativa in assoluto, cioè a parità, voglio dire, di esperienza, di conoscenza. Io sono certamente, credo che più o meno tutti mi conosciate,
sono tra i giornalisti su piazza certamente più rilevanti, beh, guadagno decisamente meno, ma molto meno del centesimo avvocato, del centesimo medico, del centesimo architetto, del centesimo ingegnere, notaio o quant'altro. Quindi questo di per sé stesso, questa professione non garantisce sontuosi ingaggi. C'è la soddisfazione professionale di vedere le proprie idee che intercettano una platea più vasta e in qualche modo diventano un patrimonio collettivo. Cosa succederà ai comunicatori di qui a 20 anni? Succederà quello che ormai è diventata una tendenza difficilmente invertibile. La carta stampata perderà progressivamente peso e naturalmente spazi professionali. C'è qualche apocalittico che dice che entro il 2024 sarà stampata l'ultima copia del New York Times, cioè nel senso che il New York Times è un quotidiano forse più prestigioso della Terra, stamperà su carta l'ultima copia, sostiene qualcuno, nel 2024. Non so se sia vero. So per certo però che i giornali in Italia si vendono meno oggi che nel secolo o nel millennio scorso, e so per certo che progressivamente le redazioni della carta stampata si stanno svuotando, cioè man mano che i giornalisti vanno in pensione, chi ci riesce, muoiono, succede anche ai giornalisti di morire, quindi se immaginavate di essere immortali lo sarete con la firma, ma non con l'esistenza di reato, man mano non vengono rimpiazzati e gli ingressi sono praticamente a zero. Questo vale per i grandi quotidiani nazionali come Repubblica e Corriere, vale però anche per i piccoli o più piccoli, meno rilevanti numericamente giornali locali come il Mattino, le redazioni del Corriere del Mezzogiorno qui a Napoli, le prime pagine napoletane di Repubblica, per non parlare di Roma, Metropolis, insomma, che voglio dire, vanno avanti con grande fatica. Quindi questi spazi saranno sempre più marginali. Secondo me, su 100 professionisti che guadagneranno da vivere attraverso la comunicazione, forse il 5% nei prossimi 10 anni riuscirà a vivere di carta stampata. Intendendo per carta stampata sia i quotidiani, che le riviste, che i settimanali specializzati. Radio e televisione conoscono una stagione di rinnovamento. La televisione comincia a lavorare sull'interattività. Una delle grandi novità è la radio. Se io devo dirvi accendete una luce ed una chance di inserimento professionale, coltivate la radio. Abbiamo peraltro una partnership, posso dirla, con gli amici di Radio Mondo, sì, insomma abbiamo in corso, voglio dire, la possibilità di definire una possibilità di collaborazione per certi aspetti operativi relazionali di Radio Mondo, che è una radio insomma di un importante ascolto sulla piazza napoletana, e la radio sta conoscendo una stagione di rilancio, perché la radio è uno strumento che riesce a creare consenso, a creare comunità e fa sempre più conquistare spazi anche professionali. Ma tra radio e televisione non arriviamo ad oltre il 15%, e quindi in tutto siamo 5 più 15, 20%. E allora da che cosa verranno fuori i comunicatori del futuro? Come potranno i comunicatori del futuro guadagnarsi la vita? Perché però questo lavoro sì, lo facciamo per la gloria, ma almeno per pagarci le bollette e la pagnotta, insomma, vogliamo farlo. Non guadagneremo, non diventeremo ricchi, ecco, la casa a Capri non te la fai facendo il giornalista. Beh, voglio dire, almeno pagare le bollette a fine mese, quello cerchiamo di farlo. Ecco, da dove verranno fuori quindi i posti di lavoro? Qual è oggi la richiesta del mercato? Ditemi a questo punto. In che senso? Cominciamo allora adesso a fare anche una piccola lezione di giornalismo. Il web, e mi dite bene, però il web insomma, è una cosa, mi dovete essere un pochettino più preciso. Attraverso i blog e i social network. I blog e i social network, ecco, ma in che senso vedi lo spazio di un comunicatore? Cioè, in che senso vedi il contributo di un comunicatore rispetto a questo tipo di appunto strumento di comunicazione, come il web in forma di una piattaforma e uno strumento di comunicazione. In che ruolo, in che funzione lo vai a collocare? Cioè cosa fa il comunicatore rispetto a questi strumenti? Cioè
progetta siti, per essere pratici? Progetta siti? Sì, anche, ma insomma. Poi, che attività si svolgono sul web? Beh, si possono anche essere giornali online, per esempio. Quindi, produce cosa? Cioè, notizie. Quindi, progettazione di testate, perché poi alla fine un sito è una testata. Benissimo. Produzione di articoli e notizie. Beh, tutto giusto, tutto vero, ma non è quello che mi dovete dire. Io uso spesso il metodo maieutico a lezione, quindi vi tirerò fuori, vi chiedo uno sforzo di tirar fuori. Benissimo, è giusto le prime due, quindi articolazione, progettazione di prodotti editoriali, produzione di notizie, se fatto male cara. Ma come stiamo a tifo? Sugli azzurri, Napoli, eh? Perché poi il consiglio dei miei sportivi. L'anno scorso ha portato bene. L'anno scorso noi facevamo un gruppo d'ascolto all'ultima. Il 7 di novembre, ricorderanno i tifosi del Napoli, la data gloriosa di Villarreal, tutti a canale 21, poi in trasmissione tutti insieme, non hanno voluto fare col Chelsea, e poi peggio per loro, insomma, colpevoli i corsisti di quella dell'anno scorso, 2011-2012, di aver fatto eliminare il Napoli dalla Champions. Notizie, poi, ma chiaramente pensiamo al web, pensiamo al web. Il modo di approcciare la notizia, certamente non posso scrivere la notizia così come la scrivo sulla carta stampata. Deve essere, e questo cos'è? Deve essere comunque ridotta, deve sì, essere veloce. E quindi c'è l'esigenza di avere che cosa di nuovo, di originale? Quello che tu dici, riportare la notizia, cosa vuol dire? Un linguaggio. Quindi l'abilità di sviluppare un linguaggio. Benissimo. Vi dicevo prima, ve la dico subito. Qual è il più grande autore di Twitter della storia? Innanzitutto sapete che cos'è Twitter? Ah? Sapete cos'è Twitter? È un social network. In che consiste? È di mettere dei brevi. È una piattaforma nella quale si ci scrive, ciascuno ha un hashtag, che sarebbe un indirizzo, il mio è Peppe Annicelli, facilissimo. Quindi chiedete di diventare i miei follower, insomma seguite, io posso seguire un personaggio famoso. Da Obama a Berlusconi, lascio a voi la scelta del gusto, sentire le sue brevi considerazioni sul mondo e sulla società. Cioè, ognuno scrive quello che ha, però gli passa per la testa. Può essere l'andamento di una partita di calcio, può essere la foto più ritwittata della storia, cioè Obama che abbraccia Michelle, former year, con la quale Obama ha dato notizia della sua rielezione per 4 anni ancora, former year, appunto, altri 4 anni ancora, alla Casa Bianca, mentre le grandi televisioni ancora dicevano testa a testa, Obama dice la notizia la do io a milioni di follower, si chiamano così i follower, quelli che seguono un personaggio su Twitter. Benissimo, ma qual è il vincolo di Twitter? Cioè, si possono scrivere sproloqui all'infinito o bisogna mantenersi in un certo numero di caratteri, di battute, per capirci? Quanti sono? 140. Lavoreremo molto su questo aspetto. Intanto cominciate a farvi il vostro hashtag, è gratis, basta andare sul sito, si mette una, basta avere una posta elettronica, perché ci servirà durante il corso. Quindi 140 caratteri. Io penso ad uno dei più grandi protagonisti della letteratura mondiale, non solo italiana, che ha scritto i più bei Twitter della storia dell'umanità. Chi è? Italiano, un grandissimo letterato che non sapeva neanche che esistesse, che sarebbe stata inventata una cosa che si chiama Twitter. No, sì, vabbè, il metismo, no, dobbiamo tornare indietro di secoli. Dante. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una seta oscura. Tutte le terzine di Dante sono sotto 140 caratteri. Vedete? Che nel genio c'è un qualcosa. Dante non poteva minimamente immaginare che 8 secoli dopo ci sarebbe stato un affare diabolico che permetteva alla sua commedia, che lui scrisse, non sulla carta igienica, perché così io mi chiedo perché nessuno insorga a tutelare, come quasi a dire che la divina come fa a cagare, insomma, mi pare una cosa un po' offensiva, la sorella Dante, quando la fai lunga questa commedia? Cioè, Dante non poteva neanche immaginare, così come io dico, il mio collega scriba che 3000 anni fa scriveva i comunicati stampa per il faraone, no? Sapete? Cioè, i papiri cosa sono? Sono dei comunicati, ho detto una cosa, comunicati stampa, annotatela perché poi tornerà nel corso delle lezioni. Ecco,
Babilo che cos'è? È il racconto delle imprese del faraone. Faraone che costruisce una diga per sfamare il popolo, faraone che mette il grano da parte, faraone che costruisce una strada. E se io avessi detto al mio collega scriba 3000 anni fa, guarda tu, adesso scrivi questa cosa, scrivi meglio, incidi, ci metti 2 giorni per scrivere una cosa di una mezza paginetta, dopodiché la dai a uno che con un cavallo da Tebbe la porta ad Alessandria, tanto per dire, e sono, ci vorranno 3 mesi. Se avessi detto a questo scriba che ci sarebbe stata una macchina che in una frazione infinitesimale di secondo quel testo, milioni di testi li avrebbe trasferiti, mi avrebbe preso per matto, avrebbe detto sì, vabbè sì, ok, coccodrillo, perché questo è fuori di testa. Però in realtà Dante comprende che la sinteticità è una delle chiavi per il successo comunicativo. Cioè alla fine uno dei più grandi poemi della storia umana, monumentale nella sua architettura, in realtà poi è costruito con una tecnica linguistica che potrebbe essere tranquillamente applicata alla rete, al social network, network Twitter. Tant'è vero che in occasione del compleanno di Benigni tutti i fans sono stati invitati a fare un gioco, a prendere una qualsiasi terzina e aggiungere a questa terzina, terzine viaggiano sui 110-120 caratteri, quindi aggiungerci tanti auguri Roberto, perché è stato sommerso da milioni di Twitter, di Twitter da tutto il mondo. Twitter, la parola Twitter è cinguettia, no? Perché l'icona che... Ma nessuno lo è su Twitter. Sì, sì. Chi tu? Sì, come sei, come il tuo hashtag? Ci seguiamo anche. Ci seguiamo. Sai, io comincio, ho cominciato da poco, ma ho già quasi 300 follower. Sì, 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 tu ci sei, sì, sì. Immediatamente è gratis, quindi. Poi una volta che mi ha preso, non lo mollate, non vi molla più. E quindi... Però non ci distraiamo dall'alveo del discorso principale. Dove eravamo rimasti? Architettura, quindi il ruolo del comunicatore nella rete web è architettura editoriale, progettazione di siti, produzione di notizie. Oh, poi di notizia parleremo, che cos'è la notizia, che cos'è il fatto, quali sono le caratteristiche della notizia, cioè quali quelle cose, le famose 6 cose che una notizia, non sono le famose W, sono una cosa, quindi ne parliamo, eh? Quindi la notizia deve essere vera, pertinente, continente, chiarezza, precisione, efficace, ma questo insomma loro l'hanno già fatto, ma approfondiremo poi questo tipo di ragionamento. Benissimo, tutto bene. Linguaggio, quindi l'utilizzo di un linguaggio adeguato, benissimo. Però non mi avete detto ancora la cosa più importante. Cioè, ed è la vera sfida che attende oggi i comunicatori come voi che si lanciano in questa arena di qui a qualche mese, anno o decennio. La velocità, velocità va benissimo. La velocità è una modalità, benissimo, deve essere veloce, perché come diceva Paolo Buonaiuti, la notizia è come il pesce, dopo pochi minuti puzza, se non la notizia deve essere bella, bella, bella fresca, fresca. No, va bene, velocità è una modalità sicuramente, no? È un modo d'essere, è un modo d'essere che cambia profondamente il nostro modo di approcciarci proprio allo strumento. Pensate, siete su Facebook? Sì. Sì. Gli Anniceli Peppe, se qualcuno vuole chiedermi amicizia, se non sanno. Gli Anniceli Peppe. Ho creato un altro, non Peppe Anniceli, gli Anniceli Peppe. Quello c'è ancora possibilità, quindi potete chiedermi l'amicizia. Qual è la caratteristica principale di Facebook? Cioè, che meccanismo innesca Facebook, no? Interazione. Cioè, io ci metto appunto la foto, sto mangiando i cannelloni, mio figlio ha fatto la pupù, sto sdraiato al cose viste su Facebook, no? Parleremo poi dell'uso delle immagini su Facebook, no? Fino a che punto è lecito usare immagini altrui, prese magari in situazioni, insomma, queste sono cose su cui voglio puntare poi la vostra attenzione. Ma mi dice interazione. Che vuol dire interazione? Che se io scrivo un giornale stampato, non ho modo di confrontarmi, ovviamente. Devo leggere la notizia e prenderla così com'è. Invece con il web possiamo confrontarci anche la scritta e anche tra gli stessi lettori, si crea un canale, una rete. Un'altra parola che voglio usare, rete, giusto? Un concetto, condivisione. Cioè la sfida che attende i comunicatori non è tanto ormai una sfida sulla velocità, non è tanto una sfida sul linguaggio, quello c'è chiaro, cioè dobbiamo essere veloci, no? Dobbiamo essere chiari, precisi, questo è ovvio.
ma dobbiamo sapere innescare condivisione. Cioè, è cambiato il mondo. Se prima il comunicatore era, in un ideale scenario, l'emittente supremo, quasi come Nostro Signore sul Monte Sinai, e tutti noi, lettori o telespettatori, al suo cospetto, attendevamo che questi dieci comandamenti scendessero dal Monte Sinai, mostrati sulle due tavole da Mosè. Oggi non è più così. Oggi non è più pensabile che chi comunica non si ponga il problema di creare una condivisione ed una forte interazione tra sé e coloro che seguono il proprio pensiero e il proprio ragionamento, sia esso espresso attraverso la carta stampata, sia esso espresso attraverso un tweet, un profilo Facebook o un sito. Avete fatto caso, ad esempio, che sempre più spesso i quotidiani fanno firmare i loro articoli, o meglio, fanno firmare gli articoli dei loro giornalisti con l'indirizzo di posta elettronica o con l'hashtag di Twitter? Perché in qualche modo l'old media, e usavo media, non mi dite old media se no venite bocciati immediatamente, perché media viene, è un plurale neutro da medium latino, quindi il plurale è media. Old possiamo accettare l'aggettivo, però non mettiamo old media perché compiamo uno strafalcione linguistico, offendiamo la lingua latina. Cioè il vecchio media, la carta stampata, il quotidiano, cerca in qualche modo di interagire con le nuove dinamiche della comunicazione, cioè cerca di creare un contatto, e chiaramente però un contatto freddo, perché evidentemente il giornalista scrive l'articolo per lo meno 5-6 ore, 7 ore prima che il lettore lo legga, no? Cioè, lo scrivi la sera alle 8, passano almeno, anzi forse anche di più, voglio dire che tu il giornale lo compri alle 6 di mattina, sono passati almeno 8 e 4, 4 ore, più 6, sono passate almeno 10 ore dal momento in cui stanno scritto. Non si viene a creare quella condivisione in tempo reale che invece è un elemento strategico. Allora si tratta, voglio dire, di trovare magari altre piattaforme, e infatti i più grandi quotidiani italiani si sono tutti dotati di siti eccellenti, quello di Repubblica, quello del Corriere, sono fatti sicuramente molto bene, in cui via via i lettori vengono aggiornati in tempo reale sull'evoluzione delle notizie, ma anche e soprattutto sui commenti, e possono intervenire. E l'intervento del lettore che cosa determina da parte di chi poi magari deve scrivere il giorno dopo? Cioè cosa produce il fatto che prima un giornalista scriveva un articolo, al massimo lo potevano incontrare 10, 15, 20 persone per strada, sì, ho visto il suo articolo, io vorrei però dire, cosa difficilissima, perché chi conosceva i giornalisti, e poi comunque i giornalisti stanno a Milano, Roma, no? Cioè, voglio dire, uno che sta in una sperduta periferia dell'impero, in un paesino del Casertano, con tutto rispetto ci saranno amici della provincia di Caserta, ma come volete che interagisse con... invece oggi tu in tempo reale, da un sito, utilizzando appunto Facebook, Twitter o le piattaforme, dei blog, si può interagire. Questo deve lasciare indifferente chi scrive, il comunicatore. Ecco, cosa deve determinare nel comunicatore questo tipo di nuova dimensione, di nuova dinamica? Beh, che si è influenzato alle idee una maggiore attenzione anche ai fatti, alle notizie riportate. Un'attenzione alle notizie? In che senso è influenzato? Fammi un po' capire. Beh, che ovviamente se tu hai un pensiero puoi essere influenzato al pensiero degli altri. Benissimo. In questo senso, bene. Qualche altra cosa, ecco, cosa deve produrre in me il ricevere un certo numero di commenti? Che sia anche accettata forse la tua idea. Intanto se non ricevo commenti cosa vuol dire? Non è stato recepito. Cioè tu hai scritto. Ma non è stato recepito. Beh, allora è inutile. Perché è inutile. Se tu scrivi e nessuno reagisce, non. No. Benissimo, primo. Secondo, ascoltare la gente significa, voglio dire, poter anche mutare il segno del proprio giudizio su un avvenimento. Io magari scrivo commentando positivamente una certa manovra del governo,
E poi ricevo critiche da una serie di categorie sociali che su questo provvedimento magari si trovano ad avere un danno che io non avevo neanche immaginato. Ora, io sono onnisciente, mi dicono su tutto, posso parlare di tutto, però qualche dettaglio ogni tanto mi sfugge, insomma, ecco. Ebbene, voglio dire, il dialogo col lettore può aiutarmi ad accendere un riflettore su aspetti della questione che magari io non avevo in qualche modo evidenziato, colto, compreso, raccontato. E quindi il comunicatore che cosa diventa? Diventa servitore di chi? Cioè, di chi diventa lo strumento il comunicatore? È al servizio di chi? Dell'editore. Non del suo ego, non di un editore che gli dà gli strumenti per, non della verità. Sulla verità poi faremo qualche piccola lezione, perché la verità giornalistica è cosa ben diversa dalla verità vera, reale. Qui des veritas, si domandava Sant'Agostino quasi 2000 anni or sono. Lui rispondeva: a Dio possiamo crederci da credenti, ma da laici e da professionisti abbiamo il dovere di darci anche altre risposte. Bene, il comunicatore quindi diventa uno strumento, un medium che deve favorire il dialogo delle idee, deve favorire cioè la circolazione delle idee. Il comunicatore non è al servizio di un progetto politico, di una casta economica, di una lobby, ma il comunicatore è uno strumento che nel dialogo con il lettore, con il destinatario del suo scritto, e ripeto, quando parlo di scritto parlo di uno scritto per la carta stampata, ma anche di un testo radiofonico, di un testo, di un reportage televisivo, si pone mettendo al centro un'altra parola molto importante: comunità. Se oggi un comunicatore non fa comunità, è un comunicatore perdente. Puoi essere un abile scrittore, puoi essere un raffinatissimo giornalista d'inchiesta, puoi fare tutti gli scoop del mondo, ma se non fai comunità, cioè se non aiuti la comunità dei tuoi telespettatori, lettori, radioascoltatori, internauti, beh, sei uno che non ha più senso di esistere oggi per l'evoluzione che ha avuto la comunicazione. Cioè, se prima la comunicazione veniva di scritto, credo, da dove venite come studi? Che animali siete? Io sono Luciano, del liceo classico. Liceo classico, oh, bellissimo, quindi ci confrontiamo alla tragedia greca, sì. Eschilo, Sofocle, Euripide, insomma. Beh, tu in liceo classico e studio lettere moderne europee. Lettere classiche, cioè il liceo classico è una buona base. Lettere classiche. Storia. Storia, ah, vedi. Scienze politiche. Scienze politiche. Lettere moderne. Lettere moderne. Filosofia. Filosofia, tu che fai? Economia. Lettere moderne. Lettere moderne. Oh, non c'è stata laurea seria, ingegneria. No? Ma lo dico dicendo, avete una figlia che fa scienze politiche, sta facendo la specialista, e un altro che si è iscritto a filosofia, quindi per dire. Tanto mi dico, ma come un ragazzo così dotato si iscrive a filosofia? Sì, perché? Anzi, il mondo sarà dei pensatori. Quindi avete una formazione umanistica. No. Di base avete, tu immagino chi ha fatto economia, immagino vieni dal liceo, no? Classico scientifico, cioè di, vabbè, un po' di latino, un po' di filosofia, l'avete fatta, cioè avete comunque una base umanistica. E dobbiamo rimettere l'uomo al centro. Per molti decenni lo scenario della comunicazione invece si è concentrato più sul mezzo, si è concentrato più sul linguaggio. Non a caso, quando abbiamo cominciato a dire quali sono a vostro giudizio le caratteristiche di un comunicatore dell'era del 2.0, mi avete detto fare un sito, saper fare le notizie, la velocità, dicevi bene tu, insomma, nessuno ha colto questa evoluzione che cambia profondamente il nostro modo di essere. Di essere, dico, non di fare il nostro lavoro. Allora, se uno vuole fare il comunicatore, deve mettersi al servizio della comunità. Cioè, di una crescita della comunità. Ma perché? Voi siete giovanissimi, no? Insomma, credo che nessuno superi i 25 anni, o insomma, se li superate, li superate di poco. Alle signore non lo chiediamo, così evitiamo di fare brutte figure. Beh, avrete però letto qualche libro.
e come me sapete che mai nella storia umana c'è stata una tale massa di informazioni a disposizione di chiunque, ad un costo bassissimo. Dico bene? Condividete con me l'affermazione che oggi l'informazione è disponibile H24 a costo quasi zero. Cioè, in realtà si dice, beh, sì, ma Sky si paga, sì, forse, però se non vedi Sky, ci sono telegiornali dalla mattina alla notte e dalla notte alla mattina. Parlo di televisione in chiaro, che non si paga nulla. Ci sono riviste gratuite, il web, oramai. L'Italia è un paese in cui ancora, in verità, la flat costa uno sproposto. Anche volendo ammettere che costa uno sproposito, cioè 23 euro, quando in Francia la trovi a 5-4 euro al mese. Cioè 23 euro significa meno di un euro al giorno, e tu hai il mondo a portata del tuo iPhone piuttosto che del tuo telefono, piuttosto che del telefono, del tuo computer, eccetera. Eppure, guarda caso, nel momento in cui abbiamo questa enorme massa di informazioni, nel momento in cui abbiamo questa enormità di mezzi di comunicazione a disposizione, quali fenomeni andiamo a registrare invece nella vita di ciascuno di noi? Cioè, quali sono le tendenze poi che si evidenziano in modo particolare nella vita e nelle dinamiche di relazione interpersonale? Cioè, secondo voi le relazioni umane sono più ricche oggi? No, uno tende sempre comunque ad estraniarsi. O sono, esatto, o sono piuttosto, paradossalmente, proprio avendo più mezzi di comunicazione, ancora più negati. Cioè, fateci caso, quanto tempo passate con Facebook? Quanto tempo dedicate a prendervi il caffè con un amico? Dico una cosa banale come prendersi un caffè. Da quanto tempo non bussate ad un vicino di casa, magari anche per litigare? E invece su Facebook, ma quella di Facebook è la realtà? No! È una realtà immediata, è una rappresentazione di noi stessi, non è una vera e propria comunione di intenti e di condivisione di vita. Ma ancora di più grave, quindi, diciamo, un rinchiudersi in se stessi, quando paradossalmente, ma immaginate soltanto a quello che accadeva nell'impero romano. Per avere le notizie, come facevano nell'impero romano? Quali erano gli strumenti della comunicazione all'epoca dell'impero romano? Pensate all'impero romano, un po' di storia. Chi ha studiato storia? Storia l'avete fatto? No. Chi è storico qui? Fatto storia romana, cosa? Cioè, come giravano le notizie dell'impero romano? Attraverso le persone. Attraverso le persone, no? In genere le stazioni, le locande erano benissimo. Ma c'è uno strumento che poi una volta poi non ci pensa, no? Siete stati a Pompei, no? Vi fate un giro per il foro. E vedete, ci sono delle tabelle con delle strane incisioni. E quelli erano manifesti, erano notizie di pubblica utilità. Quali erano le notizie che giravano nell'impero romano? Il prezzo delle merci, le leggi, i regolamenti, la leva militare, che era rilevante, un nuovo imperatore. Ma voi immaginate che da Roma la notizia di un nuovo imperatore per arrivare in Numidia o in Libia quanto ci metteva? Magari ci voleva un anno e mezzo, due anni, e arrivava. Arrivava. Ma quante persone potevano accedere a queste informazioni? Le poche che si trovavano nella locanda, mentre quello che non raccontava, sapete, c'è un nuovo imperatore, sapete, hanno costruito un anfiteatro da 50.000 posti dove ogni giorno uccidono bevono, ma dai, è bevuto troppo vino. Invece l'anfiteatro era stato costruito effettivamente. Sono stato di recente in Tunisia. È un'area archeologica poco conosciuta, ma se andate in Tunisia vi invito a visitarla perché è stupenda. Sono le ville sotterranee di Bullarigia, tra, per capirci, Tunisi e Tabarca, quindi lato, la Tunisia che si sporge verso l'Algeria, che si incunia verso l'Algeria. E lì c'è un pezzo della strada imperiale. Allora io mi ci sono fermato e pensavo che 3.000 km più avanti c'era Roma e 2.000 km più indietro c'era il Marocco, dove catturavano i ghepardi. E dopo 3 anni puntualmente quei ghepardi andavano a morire nell'anfitriato. Cioè una via di comunicazione straordinaria, perfettamente efficiente e perfettamente mantenuta.
La Tunisia di oggi non è stata ancora capace di costruire strade, ahimè, così efficienti, lo dico con grande amore per quel popolo e per quella terra. Ma, ripeto, le persone che accedevano a quelle informazioni erano pochissime, poche decine di migliaia di persone. E in tempi biblici, cioè con la notizia dell'elezione di un nuovo imperatore, arrivava dopo anni e anni nelle più sperdute contrade dell'impero. La notizia più importante del 1821 qual è? La più grande notizia del 1821, vi aiuto, ne scrive Alessandro Manzoni. Ei fu siccome immobile, dato il mortal sospiro, stenta la terra e moda, orba di tanto spiro. 5 maggio 1821, muore Napoleone. Oh, Napoleone, due secoli l'un contro l'altro armati, due volte nella polvere, due volte nella... L'uomo più importante dal 1795, 1821 della storia europea. Per dire lunga vita a Berlusconi, Tony Blair, per dire Angela Merkel, no? Lunga vita, per carità. Io poi farò durante i corsi, lo dico sempre, faccio battutacce politiche, no? Sono battute didattiche. Cosa votate? Se sarete alle primarie, se siete renziani o bersaniani, se voterete Angelino Alfano o la Santanchè, sono fatti vostri e del vostro Dio. Oh, ovviamente parleremo anche di comunicazione politica, eh? Poi diremo un po' di cose, queste vedremo di lì. Beh, 5 maggio 1821 muore Napoleone, che ovviamente era lì confinato a Sant'Elena, una sperdutissima isola dell'Oceano Atlantico. Tutte le corti d'Europa per 20 anni avevano tremato al cospetto di questo flagello che aveva devastato l'Europa, seminando le idee rivoluzionarie, facendo gli affari propri e dei propri cognati. Cioè, sembrano cognati, ma non sono. Vedi che non capo. Napoleone si è fottuto per dare i regni ai cognati. Eppure Di Pietro, zoppo, cognati, figli, poveri, la casa di Montecarlo, vedete che c'è sempre un cognato. Murale era, insomma, regno di Napoli, venne dato a Giuseppe, uno dei, appunto, dei soldati dell'imperatore. Ma torniamo a noi. Quando arriva la notizia della morte di Napoleone, notizia importantissima, cioè finalmente ci siamo tolti dalle palle Napoleone, quando arriva alla corte di Vienna? Quando ci mette per arrivare la notizia alla corte di Vienna? Parliamo del 1821, quindi dell'altro ieri dal punto di vista dei processi storici. Dite, secondo voi quando ci mette? E poi mi dite anche chi ce la portò la notizia. No, perché chi ce la vi fa capire una cosa molto importante. Allora, ma dite, buttatevi a casaccio, quando ci mette? Una settimana? No. Un mese? No. 10 anni. No, 10 anni, dai, non distrazione. Arriva ai principi di agosto del 1821, quindi maggio, giugno, luglio, cioè dopo 3 mesi. La notizia più importante del 1821. Oggi la notizia della morte, ripeto, lunga vita di Barack Obama, quanto ci metterebbe a fare il giro del mondo? Un nanosecondo. Ripeto, lunga vita, così come la notizia della sua felice rielezione. Un nanosecondo. Per capirci, 1821 non è, è meno di 2 secoli fa, non è un'era geologica, cioè. Però chi la porta questa notizia alla corte di Vienna? Questo è un po' più difficile. La porta la rete di informazioni della potente famiglia Rothschild. Chi sono i Rothschild? Sono tra i banchieri più importanti di quello scorcio di tempo, perché qui si dice che siano le banche, la Goldman Sachs, cioè, che hanno creato la crisi, e un po' è vero, ma in fondo non è che sia molto cambiato rispetto al 1800 o al 1500, quando la corona spagnola venne messa in ginocchio da una serie di speculazioni dei banchieri genovesi. Lì nacque la storia, la vita genovesi. Cioè, alla fine, nel 1500 l'Europa ha conosciuto una crisi economica forse più grave di questa, per colpa dei genovesi che a un certo punto tirarono i cordoni alla corona spagnola e la impiccarono, insomma, ai suoi debiti. Rothschild avevano capito che chi manipolava denaro e doveva prestare denaro doveva avere un po' prima degli altri le notizie per poter puntare su questo o su quel successore alla corona imperiale o al regno eccetera. Quindi questo vi dice come l'informazione sia cosa allora in questa prospettiva, cioè nella prospettiva dei Rothschild. Che cos'è l'informazione, la notizia? Per chi lavorava nei Rothschild? Per il pubblico o per chi?
Cioè, perché loro hanno interesse a captare le notizie e a farle giungere poi a chi di dovere? Qual è lo scopo, scusate? Cioè, perché? Cioè, i banchieri per che cosa? Per i soldi, per il business. Cioè, allora della gente gliene fregava nulla. Per il potere, l'informazione è un potere. È un potere, fortemente un potere. Potere di tipo politico, militare, perché chiaramente, ma anche di tipo economico. Perché è chiaro che avere o meno la fruizione e la disponibilità di una notizia, avere o meno la fruizione e la disponibilità di una notizia, significava poter condizionare delle scelte e delle strategie economiche, militari e politiche. Oggi, con la condivisione che la rete ha realizzato, l'informazione invece è un servizio. Cioè, oggi non è più pensabile immaginare che qualcuno detenga il monopolio della informazione e che in qualche modo dunque egli possa avvalersi di questo monopolio per poter destabilizzare o poter fare i propri affari o poter gestire la vita a proprio piacimento, perché l'informazione si è in qualche misura molto democratizzata. Mi fermo un attimo e vi chiedo di dirmi cosa ne pensate di questa affermazione. L'informazione, cioè, si è democratizzata. Siete d'accordo? Pensiamo. Tu che sei fresca dei studi classici, che cos'è la democrazia? Beh, la democrazia è la... Intanto la parola cosa significa? Dai, facci proprio la semantica, l'origine. Non lo so, come il liceo classico non lo sai. Democrazia. Del popolo. Beh, perfetto. Quando nasce la democrazia? Adesso non ti chiedo il giorno preciso, ma ti chiedo il periodo storico. No? Dove innanzitutto? Qual è la prima forma di governo democratico? In Grecia. Ad Atene in modo particolare. Sì. Oh, attenzione, quando parliamo di questa democrazia, immaginiamo che comunque in Grecia, nella nobile Grecia, c'erano gli schiavi. Quindi voglio dire, attenzione, quindi non parliamo di una università. Come funzionava la democrazia ad Atene? Ad essere sempre un gruppo di stretto che teneva. Esatto, una, quindi la chiameremo noi oligarchia, cioè oligos, governo dei pochi. Bene. Ci fu anche una deriva timocratica, cioè governo di chi paga le tasse. Io sono timocratico. Ritengo che debba governare chi paga più tasse. Tu paghi più tasse, cioè dai più risorse. No! Non è detto che chi sia più ricco paghi più tasse, eh? Attenzione. Chi paga più tasse, cioè chi contribuisce maggiormente al bene comune, ha diritto, secondo me, a pesare di più. Cioè, guardiamo, tu che cosa paghi di tasse? Bene! In Italia ci sono soltanto 826 persone che guadagnano più di 1 milione di euro al mese. Allora. La cosa è sospetta. Io ne conosco almeno un centinaio, quindi voglio dire, allora significa che qualcosa non funziona. Io ripeto, non sto dicendo i ricchi, sto dicendo chi paga le tasse, perché il criterio è tu paghi più tasse, conti di più nella scelta delle decisioni, anche perché stiamo usando i tuoi soldi. È un principio di democrazia fiscale. Ma come funziona la democrazia da te? Si doveva fare una guerra, chiamavano questi 400 e discutevano, litigavano, cambiavano strateghi. Per un certo periodo ha funzionato. Poi, quando si doveva decidere se fare o meno la guerra del Peloponneso, quella che poi porterà al crollo dell'Atene di Pericle, a proposito della guerra del Peloponneso, cercatevi su internet il famoso discorso che Pericle celebra in occasione del primo anniversario della guerra del Peloponneso per i morti della guerra del Peloponneso. In realtà l'ha scritto Tucidide, e dice: noi non disprezziamo la povertà, non amiamo la ricchezza, coltiviamo il bello. È una delle pagine più belle, è uno dei più bei discorsi scritti nella storia della umanità. Tu la prossima volta vieni preparata, ce lo leggi in greco con la metrica pure, ecco, ce lo leggi metricamente. Ma torno a voi. Perché va in crisi il modello democratico ateniese? Perché in effetti poi era un modello ristretto a poche persone e soprattutto non c'era circolazione di informazioni. Cioè Atene finisce per morire di sé medesima.
Sì, il pretesto fu la guerra del Peloponneso che dissanguò le casse ateniesi, le scelte sbagliate degli strateghi, una certa decadenza di Pericle, anche lì per questioni di femmine, lo misero in mezzo in uno scandaletto sessuale, eccetera. Insomma, il mondo non è che cambi molto poi da questo punto di vista. Non era bunga bunga, ma insomma qualcosa che un po' gli somigliava. Ma perché? Perché la massa delle informazioni andava a pochi e soprattutto. E questo è un altro passaggio. Io stasera poche cose voglio che vi restino in testa di questo mare di parole: condivisione, l'idea della rete di condivisione, e quest'altro, criticità. Mancava senso critico, cioè in realtà la democrazia ateniese e l'informazione odierna non produce senso critico. Cioè, una delle colpe più gravi della comunicazione contemporanea è che a fronte di una massa enorme di informazioni, cioè di notizie, cioè di fatti che vengono riversati H24 su di noi, non si contribuisce a sviluppare un senso critico. Un fatto: la vicenda Israele-Palestina. Massa enorme di in tempo reale, siamo aggiornati, insomma, che succede, la tregua, che è successo nell'ultimo, stamattina dice che ancora si menavano, però insomma Israele ha detto che per il momento non invadiamo, insomma, perché vogliamo, è chiaro che lì è tutto un gioco politico, perché il fatto che il segretario di Stato si precipita ipso facto a fare il giro dei paesi arabi significa che evidentemente questi razzi erano un segnale per Obama che qualche cosa si doveva aggiustare nella politica estera americana. Ma qualcuno ci ha aiutato a capire che cosa sta succedendo in Palestina, in Israele? Qualcuno ha aiutato il nostro senso critico a formarci un giudizio? No. Io credo che uno dei doveri dell'informazione sia quello anche di educare al senso critico. E il lavoro che cercheremo di fare durante soprattutto la parte di laboratorio, ma anche di educazione dei contenuti, sarà quello proprio di accompagnarvi nello sviluppo di un senso critico, cioè di una capacità di intercettare le notizie, i fatti, e di saperle elaborare secondo un proprio autonomo pensiero. Oggi invece, in realtà, qualsiasi questione si affronta, la si affronta poi con la clava ideologica. Cioè, non si affronta, se guardate il meccanismo dei talk show, parleremo un pochettino anche dei talk show televisivi, come vedete sto facendo una lezione introduttiva ogni tanto citando le cose di cui ci occuperemo. I talk show alla fine vanno ad approfondire le notizie o sono piuttosto un luogo di scontro ideologico? Scontro ideologico. Scontro ideologico, con la clava. Si discute, argomento così la butto subito, insomma, anche qui ripeto, io rispetto le scelte di ciascuno, ognuno fa quello che crede, eccetera. Parliamo di coppie gay. Benissimo. Si comincia a parlare di coppie gay. Diritti civili. Bene. Si discute. Dopodiché le adozioni. Sono contrario. Qualcuno dice favorevole, beh, ma cerchiamo di capire il punto della visione. No, ma allora è meglio che i bambini stiano negli orfanotrofi, dice un altro. Un altro dice, beh, ma io conosco mamma e padre che sono peggiori di due genitori gay. E qualcuno poi alla fine piglia fuori. Ma la Chiesa di che cosa parla? Che là sono tutti petri. Preti pedofili. E questo è un meccanismo tipico di un qualsiasi talk show che affronta questo problema. Alla fine che cosa si fa? Si fa un'enorme caciara. E la questione di fondo, i diritti civili è stata affrontata? No. Il telespettatore è stato messo in grado di farsi un giudizio critico e autonomo sulla vicenda? No. Questo è il punto della questione. Cioè, un'enorme massa di informazioni che vengono, voglio dire, immesse nella nostra testa H24, perché noi riceviamo informazioni dappertutto, cioè adesso abbiamo in tasca questo strumento, voglio dire, che ci permette di essere collegati H24 con il mondo intero. Un iPhone semplicissimo, voglio dire, costa poche centinaia di euro e ci permette di fare molte altre cose che telefonare. Sì, poi si può anche telefonare, ma in realtà possiamo farci un'altra miriade di cose. Quindi, il comunicatore, nell'epoca del 2.0, come ha evocato Paolo nel suggestivo titolo del corso, ha il dovere di essere un uomo di grande cultura, di solida preparazione, capace di generare condivisione, quindi attraverso i suoi articoli, attraverso le note stampa, attraverso, voglio dire, la sua capacità di innescare argomenti,
ma deve essere uomo anche capace di indurre nei suoi lettori, nei suoi destinatari, il senso critico. Torniamo sempre all'origine delle parole. Capirete facendo il nostro corso che io do molta importanza alle parole. Che cosa vuol dire la parola crisi? Senso critico, crisi. Cos'è la crisi? Un cambiamento. È un disagio. Disagio, disagio. Poi, cos'è? Oh, la crisi, oggi, cioè, scusate, è la crisi. C'è la crisi? È un cambiamento. Crisi? Cambiamento. Cambiamento negativo, dici tu? No. Sì, ma dobbiamo, cioè, andiamo alla cosa più seguita. Io dico crisi. Che pensate? Aspettano. Cosa pensate quando dico la parola crisi? La crisi economica, no? Cioè, i pensionati, gli esodati, lo spread, il governo Monti, il Monti bis, insomma, la crisi. Beh, in realtà, come ci ricordava Loredana, la parola crisi deriva da, anche qui dal greco, è un po' di greco studiato nella vita vi aiuta, dico, quindi se avete poi voglia di riprenderlo in mano, deriva dal verbo crinomai, bene, lo coniugi, no? Crinomai, crinomai, che significa scegliere? Scegliere. Guardate come poi le parole assumono un significato completamente diverso. Cioè, ma come? Da scegliere arriviamo a crisi. Eh sì, perché la crisi mette in dubbio le nostre certezze. Mette in dubbio le nostre. Ma la crisi fa evolvere. Cioè, il predatore che sta acquattato dietro il cespuglio in attesa che la preda, leone e gazzella, conoscete la famosa storia, no? Quando sorge il sole, la gazzella sa che se vorrà vivere fino a sera dovrà sfuggire al leone. Il leone sa che se vorrà sopravvivere dovrà catturare una gazzella per mangiare. Che tu sia leone o che tu sia gazzella, comincia a correre. Cioè, nel senso che uno dei due a fine giornata, cioè chi avrà scelto le cose migliori, sopravviverà. Ecco, perciò la crisi ci inquieta, perché ci costringe a scegliere. Anche qui poi lo rileggeremo con calma. C'è una bellissima lettera di Einstein sulla crisi, scritta credo nel 1925, questa 5 maggio 1925, vado un po' a memoria ma non credo di sbagliare, scrive una lettera bellissima sulla crisi, dice: la cosa peggiore che potremmo augurarci noi uomini è di non essere mai in crisi, perché significa che ci siamo addormentati e non ci sarà più progresso, perché la crisi costringe ad inventarsi delle cose. Cioè, gli uomini primitivi, avendo freddo, qualcosa dovettero inventarsi. Qualcuno sarà morto, freddo è morto. Qualcun altro dice: ma perché non proviamo a scoiare un animale e a metterci una pelliccia addosso? Sì, va bene, ma forse ci vorrebbe qualcosa di ancora più caldo. Accendiamo un fuoco, cioè ci sono voluti milioni di anni per raggiungere questa sequenza evolutiva, ma è stato frutto di scelte intelligenti, per cui una parte del tempo, piuttosto che dedicarlo alla caccia, allora facciamo così: da domani mattina voi tre andate a caccia e noi tre andiamo a cenare in cerca di legna asciutta, facciamo un fuoco e magari noi che abbiamo raccolto la legna, voi che avete catturato la selvaggina, la cuociamo, ci nutriamo e viviamo meglio entrambi, mettendo insieme le nostre risorse. Tante scelte. Avessero continuato tutti a cacciare, probabilmente sarebbero morti di freddo con una catasta di carne assolutamente inutilizzata ed inutilizzabile. Dunque, dovere del comunicatore è aiutare a sviluppare nei propri destinatari un senso critico molto forte, un senso critico che permette poi anche di dare senso a parole come democrazia, cioè, e rendere davvero effettiva la democrazia. In Italia non c'è, siamo molto lontani da questa condizione. Italia, devo dire che, adesso lasciando da parte le polemiche su Mediaset, Rai, Berlusconi, Duopoli, cioè, noi in Italia viviamo una gravissima emergenza democratica da questo punto di vista. Cioè, l'informazione in Italia è un'informazione totalmente ideologica, totalmente schierata, ed è un'informazione nella quale lo spazio per l'esercizio del diritto democratico a scegliere o il diritto critico è ridotto a zero. Voi prendete uno show come Ballarò, cioè, ma lo pare che a Ballarò si capisce qualcosa. Io sinceramente ho bisogno della gente che starnazza con si urlano addosso, si urlano addosso. E allora credo che voi che vi formate venendo da una base umanista, comunque avete voglia di investire sul vostro futuro, possiate focalizzare in questo i punti del vostro lavoro. Dico, ci siete ancora? Avete qualche minuto ancora? Possiamo ancora qualche istante? No, sì, perché una cosa volevo dirvela, perché poi il linguaggio. Avete mai sentito parlare del linguaggio giornalistico? Eh? Di quanti linguaggi conoscete? Quanti linguaggi conoscete?
Milano. Ma tu stai zitta che già lo sai. Non parlo, informale. Fammi qualche sentito giuridico. Chi già sa, taccia. Non dovevo venire. Ma perché, dai? Dici, chi ha detto giuridico? L'ho detto io. Bravo, cos'è il linguaggio giuridico? Dove lo troviamo il linguaggio giuridico? Tribunale, bravissimo. Hai mai sentito una sentenza? No. In nome del popolo italiano, visto l'articolo 418 del codice civile, gli articoli 327,2 del codice di procedura penale, condanno l'imputato Iannicelli Peppe a mesi 1 e 3, a mesi 1 di detenzione a 50.000 euro di ammenda, eccetera. Un anno, per i giornalisti è un anno. Scià la miseria, un anno di carcere, di cambio. Mia moglie sarebbe. No, però non si fa. Mia moglie... Come sarebbe non si fa? È così dico. Secondo me salusti un po' di galera, secondo me. Sì. Scusa, libri, fiction, cose, talk show, le mie prigioni. Corona si è fatto la fortuna con quelle domande a giorni di carcere. Quindi... Allora, dicevo, ci avete capito qualcosa? E senza il 416 bis, ci avete capito qualcosa? No. Però. Gli avvocati e i magistrati hanno capito? Sì. Quindi il linguaggio giuridico è un linguaggio tecnico che si rivolge a chi? La questione specifica delle due parti. Agli addetti ai lavori. Quindi è un esempio di linguaggio che è circoscritto nei suoi segni, nelle sue caratteristiche semantiche, ad una ristretta platea di interlocutori. Tant'è vero che spesso l'imputato domanda all'avvocato, avvocato, ma che è successo? Perché cioè mica è capita, insomma, soprattutto nel civile poi non si capisce niente, nel penale condanna, assolve, lì diciamo, insomma un po' capisci, infatti vedete quando leggono le sentenze, alla fine solo quando dice condanna, assolve, la gente comincia a fare burdello, insomma, ma prima non si capisce alcunché, ma è normale che sia così. Linguaggio scientifico, qual è il linguaggio scientifico? Linguaggio matematico. Linguaggio matematico, poi? I medici, come parlano tra di loro i medici? Cioè scusate, siete giovani, ma io comincio a essere vecchio, sa, insomma, la prostata, la cosa, devo un po' curare questi aspetti. Vai dal medico e ti fai un referto, vai a fare le analisi, ovviamente, no? E porti, le apri e non ci capisci un briscola. Cioè, ripeto, siete giovani, insomma, quindi non avete ancora di queste esperienze, insomma, io sì. E allora. Ma chi ha scritto il referto? Per chi ha scritto? Per me, che sono tra virgolette il paziente, o ha scritto per un altro professionista che conosce quindi tutta la scrittura di quel linguaggio? Anche questo dunque è un messaggio, è un linguaggio tecnico che si rivolge solo agli addetti ai lavori. Chiaro? Quindi giuridico, scientifico, economico, notarile, cioè sono tutti linguaggi specialistici che non impongono a chi scrive di essere compreso da altri che non la sua ristretta cerchia di addetti ai lavori. Devo dirvi che in questo caso il linguaggio è addirittura uno strumento di potere di prevaricazione. Cioè tu, noi ci intendiamo tra di noi, poi a chi sapere, che sia paziente, che sia avvocato, che sia imputato, che sia eccetera eccetera. Un altro classico esempio di linguaggio tecnico lo vivete all'università. Massimo rispetto per l'università, anch'io in qualche modo faccio delle docenze, delle cose, delle parti speciali, ma il 99,9% dei professori universitari si siede là dietro, sciorina la sua pappardella, capite, non capite, sono problemi vostri, tanto l'esame dovete venire a fare da me. Dico bene? Cioè, quanti professori universitari sono che avete incontrato nella vostra carriera sono davvero persone che curano anche la comprensione del contenuto? Ovviamente ostico, perché se uno studia diritto, deve imparare il linguaggio giuridico, però la didattica è cosa diversa, così come se uno studia medicina, deve conoscere il linguaggio medico, ma altro è conoscere e insegnare il linguaggio medico, altro è invece circondarsi di incomprensibilità. D'altra parte, quando nei Promessi Sposi padre Cristoforo, dopo aver salvato Lucia dal rapimento, dalle mire del signorotto che voleva insidiarne la virtù, la conduce in convento. All'ingresso del convento che cosa succede? Il frate guardiano resta un attimo interdetto, perché dice, che ci fa sta ragazza in convento?
padre Cristoforo taglia corto, perché non c'è tempo da poco, omnia munda mundis, cioè dice una parola, un'espressione in latino, tutto è pulito, nobile, leale per chi è mondo, quindi omnia munda, cioè pulito, mundis per coloro che sono puliti dentro. Il povero Fra Guardiano non conosceva il latino, padre Cristoforo lo sapeva benissimo, ha usato cioè il linguaggio per creare una barriera, ha usato il linguaggio come strumento di potere. Che altri linguaggi conoscete? Prima di parlare di quello giornalistico, di cui vi dico qualche caratteristica e poi naturalmente vi lascio anche un po' di tempo per eventuali domande se avete qualche curiosità eccetera. Oltre al linguaggio scientifico, quindi giuridico, economico, eccetera, eccetera, oltre al linguaggio giornalistico del quale diciamo qualche parola di qui a qualche istante, un altro linguaggio che frequentate ogni giorno. Dimmi? Del web, informatico. Vabbè, non è questo che volevo dire. Letterario, bravo. Questa è una... Ma tu ti sei scritta già, vieni, verrai a fare i corsi. Bravo, allora ci serve una come. Quali sono le caratteristiche del linguaggio letterario poi? Poetico letterario? A chi si rivolge innanzitutto? Agli addetti ai lavori? No. Qual è l'ambizione di uno scrittore? Raccogliere quanti più lettori possibile. Perfetto. Anche se a volte usa un linguaggio ostico. Sì. Dante usa un linguaggio ostico. Eh? Cioè, spesso Dante usa un linguaggio. Queste le linguistiche più obbliche. Però Dante in realtà scrive per tutti. Giustiniano che trassi dalle leggi il troppo e il vano. Guardate che tweet straordinario, sono bellissimi. È chiaro che la Divina Commedia non si può fare però a 18 anni, cioè, perché devi aver vissuto 30 anni, 40 anni per poter capire. Io ho riletto di recente l'episodio di Giustiniano e ho detto il diritto italiano dovrebbe riascoltare la lezione di Giustiniano se penso al dibattito sulla riforma elettorale. Bene, dal punto di vista del contenuto, continuo a interrogarti, che caratteristiche ha il linguaggio scientifico, giuridico, eccetera? Cioè le cose che sono contenute in un referto medico, sono vere o inventate? Vero. In una sentenza giuridica? Vero. Speriamo, perché in Italia non c'è, però diciamo che è così. In un romanzo è tutto vero quello che no, si scrive? Può essere anche finzione. Allo scrittore cioè è consentito che cosa? L'esercizio? L'immaginazione, la fantasia. Benissimo. Un tizio su un cavallo bianco balza dalla terra alla luna per recuperare il segno di Orlando. Io, stiamo parlando della Gerusalemme, dell'Orlando furioso, ci credo tutta la vita. Cioè, ci credo tutta la vita. Perché, ripeto, nel linguaggio, nell'ambito letterario, credo benissimo che il segno di Orlando sia sulla luna. Credo benissimo, altro grande capolavoro di Jorge Amado, Donna Flor e i suoi mariti, che Donna Flor, sposata con uno scapestrato giocatore che però la faceva godere di matta, signori, è così, rimane vedova e decide di cambiare vita, di sposarsi uno che è l'esatto contrario del primo scapestrato marito, un farmacista che Jorge Amado descrive come una sorta di pipistrello. La signora, dopo un paio di mesi di lenzuola tiepide, invoca: ah, anima del marito mio, se tu fossi ancora qui, e viene accontentata. Quindi Donna Flor, dopo un iniziale imbarazzo, dice che tutto sommato si tiene il marito reincarnato che le fa conoscere i piaceri del letto e quello in carne e ossa che invece le garantisce la rispettabilità sociale. Noi ci crediamo pari pari. E quindi quando Donna Flor, meravigliosa, con i suoi seni caraibici in bella mostra, attraversa Salvador de Bahia, la immaginiamo con al fianco l'impettito marito irreprensibile e il vecchio scapestrato marito che le tocca un po' il sedere dandole un po' di euforia che la gente non capisce perché la renda così eccitata ed euforica. Ci crediamo, cioè crediamo che sia possibile per una donna avere contemporaneamente due mariti, uno morto e un altro vivo. E gli esempi potrebbero continuare all'infinito. Chiediamo che un tizio, tal Gulliver, si ritrovi in una terra di lillipuziani, che lo utilizzino contro i nemici. E ancora, che ci sia canta mio diva del perire l'ira funesta, eccetera, eccetera, che ci sia stata una guerra in cui gli imbecilli hanno devastato le mura di una città difesa per 10 anni, facendosi un culo così, per farci entrare un cavallo di Troia, dono di non si sa bene quale divinità. Un po' coglioni pure, devo dire, da questo punto di vista, i troiani che si fecero fregare in questo occhio. Ma ci crediamo. E addirittura vi dico, adesso non so i vostri gusti, che quando andiamo al cinema,
Noi piangiamo quando arriva il momento fatale, quando l'eroe muore, sapendo benissimo che non è morto. Speriamo bene, perché magari l'abbiamo visto, magari siamo alla prima, abbiamo visto che l'attore vive bene, ovvero quando sullo schermo muore, piangiamo. Io sono appassionato d'opera, quando Tosca muore nell'ultimo, si lancia dagli spalti di Castel Sant'Angelo nel terzo atto, e io piango come un bambino perché mi sono immedesimato in questa vicenda. Come si chiama questo meccanismo psicologico? Io ho studiato lettere, un po' di teatro. Sì, pathos certamente, quello genera il pathos. Si chiama sospensione dell'incredulità. Meccanismo che si. Cioè io accetto quando mi seggo in una sala di teatro di sospendere la mia incredulità. Cioè, accetto l'idea che quel che avviene sul palcoscenico, dal vivo, nel caso del teatro di prosa, o della lirica, o avviene sullo schermo, o avviene nella pagina letteraria, sia. Vi è capitato qualche volta di leggere? Insomma, un bel romanzo. E chi sono i vostri autori preferiti? Facciamo un rapido. Tu? Maigret, bella detto, molto adesso un po' vintage, ma beh, tu giovanissima invece che. Dipende, Isabella Allende. Isabella Allende, quindi la casa degli spettri, le cose, nel senso un po'. Come mia figlia di tutta la. Beh, Allende, poi qualcun altro. Tu? Baricco. No, Baricco, no! Ma dai, mi sei aspettato una cosa, no? Perché uno. Firrotto ha detto che non scriverà più, questo abbiamo sì. Perso, abbiamo perso 79 anni, ha detto. No, no. No, leggo di tutto. Beh, tu? Di tutto, ma uno. Bukowski, bene, quindi letteratura moderna. Qualche classico qualcuno frequenta? Sì, Calvino. Calvino ha scritto cose bellissime. Calvino è poco. Pirandello sulla condizione. Il fumatti alla scala che mi ha fatto piangere. Il fumatti alla scala, bravi. Kafka, Castello, l'Inquisizione. Vabbè, insomma, devo dire. Calvino è le città. Calvino che scrive sulle città che insomma cambiano il loro divenire. Lì, qualcos'altro, qualcosa. Roma. Quindi Zola, questi qui, Dostoevsky, queste cose qui, Joyce, siete ancora giovani, insomma. Joyce l'ho cominciato 4 volte e Ulysses mai riuscito. Ma quei libri che. Ma prima è come Guerra e Pace, cioè. Quando la cosa si è. Io prima avevo questo idea, li dovevo finire i libri. Adesso se non mi prendono dopo 30 pagine rimangono lì, poi magari fra 20 anni se ne rimarla. Quindi. Chiudiamo sul linguaggio letterario per dirvi che l'ambizione dello scrittore di scrivere a tutti può usare la fantasia. Quindi può farci credere che con un razzo sparato si possa arrivare sulla Luna. Verne lo scriveva nell'Ottocento, quando. O che entrando in un fiordo in Norvegia si possa giungere fino al centro della Terra, dove si incontrano mostri e creature fantastiche, si possa navigare 20.000 leghe sotto i mari. In alcuni casi la fantascienza anticipa addirittura poi quella che sarà la realtà e l'evoluzione della realtà. Il letterato ha dei vincoli di spazio e di tempo? Cioè un romanzo quanto deve essere lungo? Esiste un'unità di misura del romanzo? Può essere di 3 pagine o di 3.000. Non chiedevo questo. In quanto tempo deve scriverlo un romanzo? Un giorno, una vita. Alessandro Manzoni ci ha messo una vita per scrivere Come si sposi. E gli è venuto bene. Uno ne ha scritto, però insomma, in realtà poi la produzione di Manzoni è risicatissima, insomma, no? Eppure ci ha messo una vita a scrivere. E allora, abbiamo detto queste gradisse: tempo, quantità, fantasia. Rovesciamo i concetti e andiamo al linguaggio giornalistico. Per chi scrive il comunicatore, il giornalista? Per gli addetti ai lavori o per una platea universale? Per una platea universale, giustamente. Può usare la fantasia? Perché è tenuto, poi studieremo queste regole, alla verità. E si dice la parola, diffamando una persona, va in galera. Io, vi sembra, io sono un professionista, ho fatto l'esame professionale, sono iscritto all'ordine, dico che è giusto pagare duramente se tu diffami una persona. Cioè, se dici una cosa non vera, se dici una cosa falsa, tu ne paghi il prezzo. Civile e penale che sia, cioè, non vedo perché i giornalisti dovrebbero godere di un'immunità, perché a volte può far più male un articolo che un intervento chirurgico sbagliato. Cioè, e se il medico sbaglia e va in galera, per me anche il giornalista va al gabbio, senza se e senza me. Detto ciò,
capisco che il dibattito su questo, poi anche qui in Italia, si perde sempre il punto di vista della questione, diventa tutta una battaglia politica, anche questo, ma è quanto mai ingiusto e quanto mai sbagliato questo criterio e questo concetto. Quindi, il giornalista è tenuto alla verità, non può far uso della fantasia, si rivolge ad una universalità di persone e soprattutto deve però avere dazi ristretti. La pagina web, quelli sono i caratteri. Lei dice, no, ma io ho fatto una... ho scritto un articolo lunghi 5 pagine. Noi però siamo figli di una letteratura, di una formazione scolastica, tu sei ancora a scuola, che si faceva il tema di tre facciate. Ah, era bello. E bravo, l'hai scritto benissimo, i concetti sono chiari, hai detto tutto. Ma estremizzi, scusa, ma se ho detto tutto, ho scritto, a me, io all'esame di maturità mi confrontai con il presidente di commissione, si dice un tema bellissimo, però uno stile un po' troppo giornalistico. Grazie, la stessa Pellegrino, che era la mia presidente di commissione, è proprio quello che voglio. Fui fortunato perché il presidente di commissione poi era un filosofo, quindi tutto sommato riuscì a cavarmela con, all'epoca 60 era il massimo dei voti, io presi 60 all'esame di maturità. Allora, da questo punto di vista, dicevo che siamo figli di una formazione in cui lo scrivere abbonda. Ah, quanto scrive sta ragazza! Lei immagina, quando fai temi, fai delle articolesse che non finiscono più. Invece non è così. Il giornalista è tenuto, quindi, oltre al rispetto della verità, da alcuni criteri che sono, appunto, la sinteticità, la chiarezza e l'efficacia comunicativa. Vi cito solo i concetti. Ovviamente poi andremo a lavorare su questo. C'è però, e qui davvero poi vado a concludere perché mi rendo conto di aver abusato un po' della vostra pazienza, ma insomma mi piaceva darvi un po' uno scenario generale sperando di non avervi confuso troppe idee. Mi piaceva segnalarvi un'evoluzione linguistica che sarà oggetto in particolare dei nostri laboratori. Cioè, fino all'altro ieri era buona norma per un giornalista saper usare esattamente i sinonimi. Cosa sono i sinonimi? Sinonimi. Sono delle parole che sostituiscono il significato di... Perché? Perché hanno lo stesso significato. Significato analogo. Perché si usano i sinonimi? Per non essere ripetitivi. Facciamo un esempio. Giorgio Napolitano. Ditemi 4-5 sinonimi di Giorgio Napolitano. Benissimo. Capo dello Stato. Capo dello Stato, benissimo. Primo cittadino, è un po' letterario, ma lo accettiamo, va bene? Poi? Presidente della Repubblica, capo dello Stato, insomma, proprio l'appellativo capo dello Stato, si chiama proprio quando io ho seguito adesso questi 2 giorni di visita napoletana di Giorgio Napolitano, e quindi, benissimo, capo della magistratura, nel senso che lui presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Poi? Sentite a volte, no, che si usa l'espressione l'inquilino del Quirinale. No, perché il Quirinale cos'è? È il palazzo dove ha sede la Presidenza della Repubblica, addirittura si usa il Quirinale. Quindi, fino a qualche anno solo, in un articolo di giornale voi avreste trovato il Presidente della Repubblica è arrivato oggi a Napoli per un incontro trilaterale con i Presidenti della Repubblica di Polonia e Germania. Il Capo dello Stato, al termine dell'incontro, ha illustrato il manifesto di Napoli, con il quale l'Unione Europea cerca di trovare il rimedio per la grave crisi economica e sociale che si è abbattuta sul vecchio continente. L'inquilino del Quirinale si è poi soffermato anche sui problemi dell'attuale dibattito politico, invocando una chiara e urgente riforma della legge elettorale. Sulla sentenza recente del processo Berlusconi, il presidente del CSM invece non ha voluto rilasciare commenti, ribadendo che le sentenze si rispettano e non si commentano. Articolo che può essere scritto, voglio dire, paro, poi dovete diventare bravi anche voi così, voi diventerete bravi così, anche più bravi, che siete più giovani e freschi di me. Come vedete, io ho usato 4 sinonimi, li ho usati un po' anche con criterio, no? Cioè, quando ho parlato di giustizia ho fatto riferimento alla funzione CSM, quando ho parlato di rapporto tra Stati ho usato il concetto di capo dello Stato, quando ho fatto riferimento al dibattito politico ho usato il sinonimo Quirinale. Quindi, fino a 5 anni fa, questo mio componimento all'esame di Stato giornalistico sarebbe stato valutato col massimo dei voti, perché hai usato bene i sinonimi, ma ogni tanto guai a ripetere, perché sai, ripetizione...
vi dico che questo articolo sul web non passa mai. Non passa mai sul web questo articolo, non passa mai. Perché? Ed è questa l'altra sfida linguistica che attende i comunicatori, e qui poi Paolo dobbiamo proprio martellarli molto. Cioè, in realtà il web ha cambiato la scrittura. Come si fa a essere intercettati dai motori di ricerca? Inserendo il nome. No, inserendo delle parole chiave. Cioè, rispetto ad ogni argomento, io devo saper scegliere delle parole chiave. Ci sono diverse applicazioni su Google che permettono di farlo, però la migliore applicazione di Google non sostituirà mai questo, il mio genio, la mia creatività, la mia originalità. Per cui, rispetto a quella questione napoletano, io dovrò trovare delle parole chiave, per esempio crisi, napoletano, crisi, che mi permettono, 2-3 parole chiave massimo, se sono 2 meglio, se sono 2 meglio, 3 ancora, ma non di più, che permettano di essere beccati dai motori di ricerca. Ma per essere beccato dai motori di ricerca, io queste parole le devo mettere a boom, 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 titolo, poi parleremo, titolo, sottotitolo, attacco, approfondimento. Nelle prime 5 righe, cioè, queste parole devono tornare 2-3 volte, per avere qualche chance che questo articolo sia intercettato dai motori di ricerca e venga posto all'attenzione dei vari profili che i social network hanno dei clienti. Questa è un'altra parola, profilato, segnatevelo perché ne parleremo. Oggi i social network, per come sono costruiti, permettono una profilazione dell'utente, cioè permettono di sagomare l'utente. Perché voi sul social, su Facebook, che cosa mettete? Cosa inserite? Cosa dichiarate su Facebook? Identità, certo. Poi cosa c'è? Dove hai studiato? Profilo. Ma c'è una parola: interessi. Sport, danza, musica, teatro, pedopornografia, eccetera, 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 eccetera. Scusate, associando queste semplicissime cose, residenza, interessi, se io per esempio voglio scrivere un articolo che venga a raggiungere il vostro profilo, ho già le condizioni per farlo. Napoli, quindi tifo calcistico, Napoli, giustizia, faccio un pezzo sulle vicende giudiziarie che riguardano il Napoli, ho un'altissima possibilità che questo tipo di articolo venga letto da chi, da un motore di ricerca o con la sua personale ricerca, voglia andare a cercare questo tipo di informazioni. Questo, devo dirvi, sono contento di fare il corso con voi che avete una base letteraria. Perché questo è un tema, appunto, la scrittura web, che ancora non ha manualistica. Cioè, voi, insomma, trovate poche cose su questo in giro, perché è una cosa che da poco abbiamo cominciato ad elaborare come comunicatori. Cioè, la concisione, ma la concisione già la facciamo, insomma, da sempre. Ci sta dicendo. Usare pochi aggettivi, usare periodi brevi, sono cose che vanno bene per il web, ma andavano bene pure per il giornalismo, diciamo, old media. Ma questa idea di trovare le parole chiave e di utilizzarle strategicamente è una cosa che nella categoria fa fatica ad affermarsi. Vi dico che quando ho cominciato io, il 90% del mio reddito da lavoro derivava da carta stampata. Oggi questo rappresenta il 10%. La stragrande maggioranza del mio reddito professionale, oltre il 60%, deriva da attività web. Cioè, deriva dalla capacità che mi viene riconosciuta da alcune aziende che mi pagano per farlo, di saper trovare delle parole, degli argomenti chiave che richiamano l'attenzione dei lettori e di coloro che mi seguono attraverso i vari strumenti della comunicazione. Il futuro vostro sarà lì. In un'ultima parola, che si chiama SEO, S-E-O. Oggi c'è un deficit professionale di persone che sappiano fare la cosiddetta indicizzazione, cioè sappiano trovare le parole chiave e sappiano suggerire queste parole chiave o sappiano utilizzarle per produrre i contenuti. Quindi una delle cose che svilupperemo particolarmente durante i laboratori sarà proprio questa capacità di verificare per avere, e magari Paolo faremo pure degli esperimenti, cioè proveremo a lanciare in rete e vedremo il posizionamento su Google del nostro articolo un'ora dopo, se saremo riusciti, cioè, ad interessare quelle chiavi e quei motori. Devo anche dovere, ve ci fate la capi chiacchiera, no? Beh, guarda, è un'ora e mezzo che parlo, cioè tu potevi fermarmi un pochino, insomma.
cioè è una cosa tremenda. Dico tranquillamente che vi sarà chiesta dedizione, però sarà il corso sarà leggero, sarà un piacere, voglio dire, insomma, trascorrere, diciamo, queste ore insieme, però ripeto, vi chiederò molta creatività, vi chiederemo molta creatività, molta interazione, perché ripeto, è la chiave giusta per poter essere competitivi e vincenti. Quindi condivisione, capacità di condivisione, sviluppo del senso critico, capacità di trovare le parole chiave e di saperle utilizzare appropriatamente. Quindi contenuti, linguaggio, mission. Le tre cose su cui eserciteremo la nostra formazione. Contenuti, perché poi parleremo anche delle leggi che regolano il settore, parleremo degli uffici stampa, delle prospettive occupazionali che ci sono negli uffici stampa, parleremo poi di, quindi, contenuti, linguaggio, appunto questo discorso del 2.0, e poi la mission, perché credo sia importante interrogarsi sul tipo di servizio che da comunicatori vogliamo offrire. Articoleremo questo nostro corso in una base unitaria, mi piace definirlo il pan di Spagna, sapete, no, il pan di Spagna come funziona, no? Cioè, sapete, il pan di Spagna è un preparato di base che viene poi farcito a seconda dei gusti, chi usa la crema pasticciera, chi usa il fragolino e chi usa il limoncello, cioè vuol dire chi ci mette il rum, chi non ce lo mette, siete a cuoche come siete messi, cucinate, guarda, rustico, salato, dolce, poi ci sapremo regolare da questo punto di vista. E vi dicevo, avremo dei segmenti specializzati su alcuni settori che noi riteniamo possano offrire anche delle chance, delle opportunità di inserimento professionale. In particolare, appunto, una base unitaria che sarà quella dei laboratori, del confronto in aula, dell'esercitazione di scrittura, della esercitazione guidata, eccetera. Poi, segmenti di specializzazione, giornalismo sportivo. Quindi affronteremo, diciamo, questa parte che è molto appassionante, quindi cercheremo di capire anche il linguaggio dello sport. Ecco, perché se io ho detto che nel linguaggio sportivo, nel linguaggio giornalistico, la verità è il pilastro essenziale, diciamo che nel linguaggio sportivo si ci può consentire pure l'enfasi dei toni, si può anche in qualche modo ingigantire un fatto per cui una mezza parola diventa quasi un contratto firmato, è consentita una certa libertà di interpretazione. Quindi questo è quello che volevo dire. Parleremo di giornalismo dello spettacolo, ci sarà un eccellente collega, Dario Ascoli, che insomma potete su Google trovare, è un apprezzato curatore di uffici stampa per il mondo della lirica, dello spettacolo, e a sua volta uno studioso di spettacolo, e quindi potrà darci dei contenuti molto mirati su questo genere, che ovviamente, essendo lo spettacolo, gli eventi, una delle componenti importanti della nostra vita sociale contemporanea, possono in qualche modo far sì che noi riusciamo ad esaltare questa nostra propensione. Quindi, spettacolo, sport 2.0, una base unitaria e dei moduli che vanno tra di loro ad intersecarsi. In tal senso credo che Paolo forse possa darci qualche dettaglio ulteriore, o se ci sono domande da parte vostra, insomma, siamo felici di poterle